Allora, com'è stato questo tuffarsi di nuovo a Bergamo? Ah, bello, peccato per il risultato, però insomma sempre una giornata, una partita da significato particolare. Questa volta mi è andata male, l'anno scorso mi andò meglio, magari andrà meglio la prossima volta, però insomma mi rimane l'affetto della gente e grandi emozioni che provi in questo stadio come da nessun'altra parte. Sì, purtroppo è una partita che forse avevamo in pugno, avevamo gestito bene, e prendere un gol con una leggerezza, una disattenzione di squadra qui a Bergamo ci è costata cara. Ecco. Mi auguro che questo ci serva da lezione quando in futuro affronteremo ancora partite del genere, partite contro avversari fortissimi come l'Atalanta. Quindi insomma il rammarico è tanto, perché comunque la prestazione è stata positiva, venire qua a giocare la propria partita a viso aperto non è da tutti, quindi andiamo via arrabbiati ma fiduciosi. Come hai visto l'Atalanta da pensare quest'oggi? È una squadra solida, una squadra che ha grandi ricambi, quindi ampie scelte per l'allenatore, anche a partite in corso fanno la differenza. Mi sembra che sarà una squadra che non avrà problemi ad andare in Serie A direttamente. E il Pescara, che è a metà strada tra la zona play-out e la zona play-off, può ambire alle zone importantissime di classifica? Ma questo non lo so. Noi dobbiamo prima di tutto salvarci. Voi sapete che in Serie B bisogna guardare la quintultima, quindi il livello dei punti da raggiungere è molto alto, è un campionato pericoloso perché comunque classifica è sempre corta, partite difficilissime. Noi dobbiamo cercare di allungare un po' di più sulle zone calde, perché comunque non vogliamo arrivare ad aprile o maggio e essere invischiati in brutte situazioni. Ecco. Grazie. Grazie a voi. Per...